Il Tribunale di Lago Negro ha condannato per truffa il titolare di una concessionaria di Atena Lucana. La vittima è una donna di 31 anni di Capaccio. Secondo quanto emerso in sede processuale, il commerciante valdenese, nell'atto di compravendita di un'auto Mercedes nella sua concessionaria, ha posto in essere, per il Tribunale Lucano, artifici e raggiri che hanno indotto l'acquirente in errore. I chilometri effettivamente percorsi dall'autovettura, acquistata dalla 31enne cilentana, tutelata dall'avvocato Flavio Beati, non erano 35.000 circa, come dichiarato dal titolare della concessionaria di Atena Lucana, bensì circa 150.000, scoperta che la donna ha fatto in seguito a un tagliando di controllo presso l'auto-officina Mercedes, dopo che la stessa aveva corrisposto la somma di circa 30.000 euro per l'acquisto dell'automobile, oltre alla permuta della propria auto per un valore di circa 16.000 euro, arrivando a una somma totale di 46.000 euro. È scattata quindi la querela nei confronti del 54enne ai carabinieri cilentani e, una volta accertata la truffa, il titolare è stato dunque condannato in primo grado alla pena di 7 mesi. A tale pena va ad aggiungersi il risarcimento dei danni da stabilire in sede civile.